niente perché no. Sono abituato a camminare. Ok. Allora, beh, intanto buonasera. Grazie per l'invito, grazie anche per la presenza. In questi tempi non è scontata, no? Avere una sala così piena, insomma, no? E per ascoltare una serie di racconti di giovani, tra i tantissimi che ci sono, ancora inesplorati, che hanno avuto la forza e il coraggio di opporsi al tiranno, a Hitler. Allora, io intanto non so se riesco a rispondere alle aspettative che Dario mi ha un po' buttato addosso, nel senso che sì, sono tanti anni che io un po' mi occupo di queste storie, di queste vicende, un po' anche del tema della pace, però mi rendo anche conto che il lavoro che bisogna fare su questo campo è estremamente sterminato, perché noi abbiamo una conoscenza molto marginale di questa storia, cioè di che cosa è stato il movimento tedesco che ha tentato in qualche modo di ribellarsi a Hitler. E un libro della metà degli anni 90 di un ricercatore americano, Goldhagen, o britannico, titolava così: I volenterosi carnefici di Hitler, no? Facendoci passare quest'idea che in qualche modo il popolo tedesco era quasi totalmente asservito al tiranno. Lavorando invece, scavando dentro questa memoria, verrebbe fuori un'altra prospettiva, secondo me, da analizzare e studiare, cioè i volenterosi obiettori a Hitler, che furono tanti, cioè si calcola che furono più o meno 350.000 i tedeschi che in una maniera o nell'altra hanno avuto la forza e il coraggio di opporsi a Hitler, in gran parte ammazzati, o nei campi di concentramento, oppure agli obiettori di coscienza, gli aspettava la ghigliottina, no? Questo strumento terribile nato con la rivoluzione francese per tagliare la testa dei tiranni, venne ripreso da Hitler per tagliare le teste pensanti di un popolo, perché chi pensava altrimenti la storia al mondo gli veniva tagliata la testa, come dire, appunto, quella testa non ha possibilità di rimanere attaccata a un corpo nella Germania del Reich. E quindi, insomma, io mi sono reso conto di questa enormità, di questa vastità dell'opposizione al nazionalsocialismo quando sono stato un anno a Berlino e frequentavo spesse volte il Museo della Resistenza, Widerstandsmuseum di Berlino, vicino alla Potsdamer Platz, dove se avete occasione di andare a Berlino e fate un salto in questo museo, vi rendete conto della straordinaria e multiforme opposizione, resistenza che c'è stata, perché voi entrate in questo museo e si aprono tante stanze, c'è la resistenza dei ragazzi, la resistenza degli studenti, la resistenza degli universitari, la resistenza delle donne, la resistenza degli ebrei, la resistenza degli zingari, la resistenza degli operai, si passano attraverso queste sale e si vedono le foto di queste persone. Poi al museo ti danno anche le schede, ti puoi portare a casa le schede. Io mi sono portato a casa un plico di schede che mi sono molto servite, perché in realtà sono schede molto rapide, però ti danno l'idea di quali sono le storie che meritano di essere approfondite e indagate. Ed è tra l'altro quella caserma, cioè quel museo, sorge in quella che una volta era la caserma dove von Stauffenberg e gli altri ufficiali tedeschi avevano cercato di liquidare il tiranno col famoso attentato del luglio del 43 a Berlino, appunto. In quella stessa caserma, la sera stessa, i tre ufficiali vennero ammazzati nel piazzale di quella caserma e dopo la guerra hanno pensato bene i tedeschi di costruire dentro quella caserma appunto un grande museo della resistenza per dare proprio anche visione di che cosa è stata la resistenza nazionalsocialismo. E purtroppo abbiamo un po' perso questi riferimenti. Anche in Germania, dove è nato, dove è sorto questo museo, tutto sommato questa memoria un po' vacilla, è molto debole per tanti motivi, poi magari ne parleremo. Ed è un po' per questi motivi che
in realtà non sono stato, cioè non mi è tanto venuta a me l'idea di fare questo libro, ma è il direttore della casa editrice Vaticana, non è la casa editrice Vaticana che l'ha pubblicato, Lorenzo Fazzini, mi ha fortemente sollecitato a scrivere queste storie, alcune di queste storie. Io mi sono sempre negato per molte volte, la quarta, quinta volta, dopo, boh, dai, provo a fare questo lavoro. In realtà ero impegnato, in quel momento, era l'anno scorso, ero impegnato in un altro lavoro che uscirà tra qualche giorno, questo libro che ho scritto della mia amicizia con Agnes Heller, questa grande filosofa ungherese che ha avuto anche un passato di vittima del nazionalsocialismo, è stata nel ghetto di Budapest, questo libro uscirà da qualche giorno, ed è impegnato in viaggio con Agnes Heller, racconta un po' la mia amicizia con questa grande filosofa, ho avuto la fortuna di accompagnarla per una quindicina d'anni in giro un po' per l'Europa e per l'Italia, e quindi ho raccontato un po' l'esperienza con questa, con questi miei viaggi con Agnes Heller, e lei ha avuto appunto anche questa storia di vittima della Shoah, perché è stata relegata nel ghetto di Budapest quando aveva 15 anni, e tra l'altro c'è uno stupendo saggio suo sul rapporto tra lei e Anne Frank, entrambe quindicenni che avevano visto il mondo con gli stessi occhi, insomma da due posizioni diverse, e erano tutte e due vittime appunto di quel sistema. Però ero impegnato lì, e a un certo punto questo Lorenzo Fazzini mi ha detto: no, guarda, mi devi fare velocemente un libro che racconti altre memorie rispetto a quelle che hai già raccontato. Io avevo raccontato la storia di Josef Mayr-Lunzer, che ho ripreso anche in questo libro, che dopo magari ve ne parlo, un giovane altoatesino che si era rifiutato di giurare fedeltà a Hitler, è morto mentre lo conducevano al campo di concentramento di Dachau, e poi ho scritto appunto la storia, un libro, un racconto anche un po' libero, mi sono preso un po' di libertà soprattutto di mettere insieme alcuni passaggi di cui non conosciamo della vita diciamo familiare di Franz Jägerstätter, questo contadino austriaco che appunto è morto anche lui appunto vittima del nazionalsocialismo, ma poi anche di quello poi magari entreremo un po' nella vicenda. Avevo già scritto queste storie e appunto Lorenzo Fazzini, il direttore della libreria editrice Vaticana, mi ha chiesto appunto di allargare il quadro. E io sono andato a ripescarmi queste schede che avevo raccolto appunto al Museo della Resistenza di Berlino, e sono andato a cercarmi, ero stato un po' pilotato da Fazzini, mi ha detto: guarda, racconta un po' storie di cattolici che si sono ribellati a Hitler. E sono andato appunto nella sezione dei cattolici e mi sono venute fuori delle cose interessantissime che appunto poi ho approfondito, ho indagato, ho cercato di sviluppare sempre con gli strumenti di cui avevo a disposizione, quindi saggi, qualche saggio, pochissime cose. Su alcune di queste figure sono uscite pochissime cose. Con altre invece c'è qualcosina di più, ma in Italia le fonti italiane sono pressoché inesistenti, bisogna appunto andare a cercare le fonti tedesche molto spesso, e anche lì sono molto frammentarie, perché sulla memoria dell'antinazismo anche in Germania e anche in Austria c'è stata una volontà, secondo me, anche in qualche modo di silenziare molte di queste storie in maniera, come dire, voluta, in maniera anche non voluta, ma poi appunto poi magari anche se ci sarà un dialogo così entreremo in queste cose. E quindi insomma ho cominciato a costruire questo mosaico di volti e di storie. Allora, senza spifferare tutto, perché sennò non vi comprate il libro, vi dirò qualcosa insomma. Io ho iniziato il libro con la storia di Max Joseph Metzger, che non è stato beatificato, ma verrà beatificato, il processo di beatificazione è ancora in corso, ma è il prossimo mese, quindi la metà di novembre, a Friburgo ci sarà la solenne cerimonia di beatificazione di questo strepitoso personaggio, di cui conosciamo pochissimo, anche se in italiano a San Paolo qualche anno fa aveva pubblicato un libro di Max Joseph Metzger, però conosciamo pochissimo questa storia. In realtà, quando entravo dentro questa vicenda, mi sono reso conto che noi abbiamo uno dei grandi padri sconosciuti della cultura della pace, del pacifismo europeo. Anzi, penso che sia stato il più grande personaggio che ha costruito il movimento pacifista in Europa.
un personaggio strepitoso, di una forza incredibile, che ha girato l'Europa con questo anelito alla pace. Ancora nel 1900, lui era giovane sacerdote, laureato in filosofia e teologia, col dottorato, eccetera, un personaggio di grande levatura intellettuale, che come tanti, preso dall'entusiasmo per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, cioè la Prima Guerra Mondiale è stata un'esplosione di entusiasmo in Europa, tutti volevano farla questa guerra mondiale, anche in Italia i più grandi intellettuali si sono infilati, si sono inzaccherati fino al midollo, un po' quello che sta succedendo oggi, no? Questa, diciamo, questo entusiasmo per le armi, per la resistenza armata, per la provocazione, avanti su questa logica delle armi, per cercare in qualche modo di tenere alto la tensione, il conflitto, sperando che non scoppi veramente una bomba atomica, no? Quindi anche a quel tempo, nel 1914, c'era questo entusiasmo per la Prima Guerra Mondiale, no? Anche in Italia gli intellettuali erano tutti presi da questo nazionalismo, no, che si diffondeva un po' in tutta Europa. Pensiamo a Primo Mazzolari, per esempio, una delle grandi, no, una dei grandi voci della non violenza, del pacifismo italiano, tu non uccidere, no? Anche lui aveva fatto il cappellano nella Prima Guerra Mondiale, e Metzger ha fatto anche lui il cappellano durante la Prima Guerra Mondiale, anche lui volontario sui fronti a vedere questa guerra strepitosa che si stava combattendo tra gli stati nazionali dell'Europa. Solo che a un certo punto, come tutti, come tanti, si è resi conto che la guerra non è un giochino, ok? Che la guerra significa massacri, morti, persone che tornavano malconce dai fronti, violenza, imbarbarimento, cultura del nemico, eccetera, eccetera, eccetera. Una serie di cose terrificanti, aberranti. E il giovane Metzger, il giovane sacerdote Metzger, se ne rende conto subito, e nel 17 se ne scappa via, arriva in Europa e comincia a far muovere le leve, appunto, di un pacifismo che si incrocia con la nascita in Germania del grande movimento di giovani, di alcuni tedeschi intellettuali che avevano, appunto, anche loro sospirato, si erano fatti prendere dalla Prima Guerra Mondiale. A un certo punto, quando hanno visto tornare i corpi tumefatti dei soldati, queste morti terribili, questi milioni di morti che già aveva fatto la Prima Guerra Mondiale, erano passati a criticare questa guerra. In Germania, a Berlino, nasce un grande movimento, Mai più la guerra, Nie wieder Krieg, dove c'erano alcuni intellettuali di primo piano, Kurt Tucholsky, Käthe Kollwitz, la scultrice, pittrice, Ernst Friedrich, che fu un grande movimentista pacifista berlinese, e il Max Joseph Metzger si incrocia con questo filone e anche lui entra dentro questa storia e comincia a muoversi, a girare l'Europa con il grande ideale di affiancarsi a questi intellettuali laici, per lo più non credenti, che costruivano, alimentavano un pacifismo sulla base, appunto, di una razionalità, no? Di un materialismo non violento pacifista, appunto, valori non solamente cristiani, ma valori umani, e lui si infila lì dentro sognando, fantasticando una sorta di un grande movimento pacifista cristiano. Tra l'altro, cosa che ho scoperto da un ricercatore tedesco, fu il primo a costruire un'idea di Pax Christi, cioè la Pax Christi nostra, in realtà deriva da uno scritto di Max Joseph Metzger, che aveva immaginato la nascita di un movimento di Pax Christi, la pace di Cristo, ok? Questo giovane, appunto, si muove, costruisce organizzazioni, mette in piedi alleanze, costruisce filoni di lavoro militante sul tema della pace, si sposta nei vari paesi europei con questo sogno di costruire un movimento per la pace. Addirittura a un certo punto si immagina una sorta di comunismo cristiano, no? un movimento di fratelli uniti nella condivisione dei beni, no?
con questa etica cristiana che faceva muovere questo popolo. E, nel 24, vi leggo anche qualcosa, che così, in una conferenza, vediamo se trovo, ecco, in un discorso del 24, scrive Max Joseph Metzger: io cerco cristiani che si pongano contro la pazzia di questo mostro che con freddezza sta preparando l'arrivo della guerra. Io cerco cristiani che sappiano perché sono cristiani e che perciò antepongano la realtà eterna a quelle temporali, Dio allo Stato, la verità alla patria, la giustizia ai propri interessi. Io cerco credenti che credano nell'amore, nella pace, nel Cristo, nel suo regno. Nel 29, tiene una conferenza in cui annuncia l'arrivo di una seconda guerra mondiale che sarà più devastante della prima. Fa una profezia e ci azzecca totalmente. Dice nel 29: il cielo della sera della storia mondiale è ancora coperto dalla coltre di esalazioni del sangue della prima guerra mondiale, la più tremenda e la più brutale di tutta la storia, ma già il cielo mattutino sembra colorarsi di un nuovo rosso sangue. L'umanità non ha imparato nulla, è rassegnata nella sua pigra letargia ad aspettare una nuova ultima guerra che porterà alla distruzione dell'Europa. Così mostruosa, del tutto incomprensibile per una ragione e un cuore umano, fu la follia della prima guerra mondiale passata. Ebbene, quella in arrivo sarà una guerra che supererà tutto ciò che la fantasia umana è in grado di rappresentare. E poi ancora aggiunge: hanno già nuovamente dimenticato gli orrori e le paure di quei terribili anni. Nuovamente si mettono in prima fila uomini, ma si può in questo caso abusare di tale parola, insensibile, senza scrupoli, che con aria disinvolta giocano con la guerra in arrivo e si preparano ad essa. Cioè, sto pensando al clima che c'è oggi, no? Sembrano parole che interpretano una situazione oscura che abbiamo di fronte oggi, no? Questo dai e dai della guerra, questo continuo reclamare la guerra, questo continuo, no? Provocazione da una parte e dall'altra, questo che pensare che davvero possa scatenarsi una guerra, perché ogni tanto i leader politici ci dicono questo, no? Senza immaginare invece tutto quello che ci sarebbe da fare a livello politico per la mediazione, per un trattato, per un possibile tavolo di trattative, eccetera. Certo, come dice Papa Francesco, è difficile, certo che è faticoso, certo che bisogna rinunciare a qualcosa, però, scusate, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti non avevamo pensato che la politica dovesse fare questo? Se la politica non costruisce la polis, non costruite la città, e invece la distrugge, non è una politica come l'avevamo immaginata con il costituzionalismo europeo della fine della Seconda Guerra Mondiale, con le varie declamazioni, dichiarazioni universali, no? Con la nascita delle Nazioni Unite, che sono state marginalizzate, che adesso non contano più niente perché abbiamo dovuto mettere in piedi la NATO, no? Questa alleanza militare che non ha nessuna prospettiva politica come dovrebbe avere l'ONU, che è stato appunto depotenziato. Ma questi sono altri discorsi. Quindi vedete questi personaggi, perché a me mi hanno accattivato e mi hanno interessato? Perché queste figure non parlano a quel tempo, parlano a noi, no? Io quando faccio lezione con i miei ragazzi studenti ricordo sempre che la storia non è qualcosa del passato. Se noi la consideriamo qualcosa del passato, basta, abbiamo già finito, possiamo anche andarcene a casa. Ma se la storia non parla a noi oggi, non ha nessun significato, no? E questi giovani parlano a noi oggi, cioè ci dicono ancora delle grandi verità, no? Erano tutti giovani, questi che ho raccontato qui, che volevano vivere, non volevano morire. Non era non c'era questa idea del martirio un po' inzuccherata che ogni tanto tiriamo fuori noi cristiani cattolici, così, no? Il martirio, no? Questo bagno di sangue per l'amore di Dio. Questi qui volevano vivere.
Questi qua ascoltavano musica, questi giovani, avevano gli infidanzati, ballavano, disegnavano, giravano, abbracciavano gli alberi come Sophie Scholl, mettevano i piedi nei ruscelli, come Eva Maria Buch, che amava leggere, amava la letteratura, amava girare col suo amato in giro per la città di Berlino. Cioè, questa gente voleva vivere, non voleva morire. Però a un certo punto questi si sono chiesti: ma perché devo vivere solo io? Perché la libertà deve essere un fatto solo personale, ma non collettivo? Perché non mi interessa, perché devo pensare solamente a me come soggetto e non a noi come popolo, no? Quando si sono cominciati a porre i problemi del noi, perché gli altri devono morire? Perché no, a questo punto io lavoro per la liberazione di un popolo, non per la liberazione mia o per la salvezza mia personale, no? Questa era una grande domanda, secondo me, che si sono fatti questi. Perché questa gente ha agito? Perché? Io me lo continuo a chiedere, io non so se cosa avrei fatto. Io ho cercato di mettermi nei panni di questi qui. Io probabilmente avrei fatto come tutti, forse. Mi sarei fatto prendere forse dalla paura, forse anche dalla vigliaccheria, forse anche sarei stato in questa zona grigia che non possiamo neanche condannarla del tutto, no? Dove gran parte anche dei tedeschi sono stati. Quando io ho parlato con Agnes Heller, no? Che è stata appunto una sopravvissuta dell'Olocausto, e abbiamo parlato di questa zona grigia, mi diceva: ma non è che puoi condannare questa gente? Aveva paura, è rimasta in questa zona grigia. No, non è, cioè, certo, noi onoriamo, celebriamo quelli che hanno avuto il coraggio di opporsi, di andare controcorrente, però c'erano anche le zone grigie, c'era la paura, c'era chi aveva famiglia, c'era chi diceva: ma aspettiamo che tanto tra un po' sta guerra finirà e forse ci salveremo. Cioè, non è che dobbiamo condannare questa storia, però perché questa gente ha agito? Questa è la domanda che continuo a chiedermi. Perché? Perché Franz Jägerstätter ha deciso di andare contro fino in fondo, nonostante la famiglia, nonostante le figlie, nonostante gli amici, nonostante il parroci che lo continuavano a chiamare a dire: ma oh, guarda che tu c'hai una responsabilità, c'hai una famiglia, c'hai una vita, c'hai dei figli. E perché lui ostinatamente è andato avanti? Perché Meyer Nusser, in quella stanza fredda del 4 ottobre del 1944, mentre tutte le altre 40 reclute insieme, gran parte tra l'altro amici di Bolzano, proclamavano il giuramento a Hitler, lui alza la mano e dice: no, caro maresciallo, io non giuro, perché verrei contro la mia fede e contro la mia coscienza, io non giuro. Perché hanno fatto queste cose? Questo continuo a chiedermelo. Perché? Forse perché hanno capito che salvarsi da soli non aveva nessun senso, no? E forse perché avevano un grande ideale, forse perché hanno creduto e forse perché hanno avuto la possibilità di far parte di un movimento di idee che era più forte dell'inerzia, come per esempio nel caso di Eva Maria Buch e Maria Terville, queste due donne di cui parlo nel libro, che facevano parte di questa organizzazione berlinese che si chiamava Rote Cappelle, Orchestra Rossa, una grande pagina di resistenza nazionalsocialismo. Ok. Allora, tornando a Max Joseph Metzger. Max Joseph Metzger era un personaggio di questa stanza. C'era uno che fino alla fine aveva ostinatamente cercato di dare impulso a un'etica della pace, a un'etica dei diritti, a un'etica della condivisione, del dialogo, dell'ecumenismo. Ha lavorato tantissimo sull'unità delle chiese, ha lavorato moltissimo sulla pace e poi a un certo punto appunto si è scontrato col nazionalsocialismo, che ha cominciato a inseguirlo, a perseguitarlo, a incarcerarlo, poi usciva, poi continuava a opporsi, lo rimettevano dentro, usciva, lo rimettevano dentro, ad un certo punto l'hanno messo dentro definitivamente e lui è morto il 17 aprile del 1943, anche lui a Berlino, anche lui ghigliottinato. E sentite la stazza di quest'uomo. Io ho ripreso appunto questa frase che secondo me dice tutto di questo personaggio: sono e rimango un uomo libero. Mi si possa anche incatenare, la verità continuerà a sventolare. Ed io continuerò ad annunciarla coraggiosamente. E se mi verrà tagliata la lingua, allora io parlerò col mio silenzio. Ok? Questa era
la stazza di Max Joseph Metzger, questo sacerdote, teologo, filosofo, pacifista, quest'uomo che per tanto tempo è rimasto sotto la coltre della memoria. Finalmente l'hanno tirato fuori Papa Francesco, a cui dobbiamo anche un certo recupero di questa memoria storica, e adesso ha deciso di beatificare, verrà beatificato il prossimo mese, quindi ne sentiremo parlare di Max Joseph Metzger, sperando che non sia un'altra di quelle beatificazioni che poi rimangono un po' così come è successo. E vabbè, questa è una mia considerazione personale su queste beatificazioni, perché non sempre sono funzionali alla memoria. Anche Franz Egerstedt era bellissimo, no? Tutti gli anni, poi qui c'è qualcuno che ci va da sempre a St. Radegund. È bellissimo, sono stato, ci tornerò, penso che sia una delle cose meravigliose che questi 3 giorni di ricordo di Franz, di Franziska, la sua compagna, la sua moglie. Però è una figura che tutto sommato in Austria non dice granché. Cioè l'Austria è grande, ci sono in questo incontro quante persone c'erano? 80? 70? Appunto, 70 persone. In un paese come l'Austria, ok? Ogni anno si ricorda Franz Egerstedt e ci sono 60-70 persone, di cui tra l'altro una ventina dall'Italia, no? Più o meno. E una quarantina i tedeschi che vanno lì. Alcuni vengono da Berlino, alcuni vengono da fuori, quindi gli austriaci non so quanti saranno, 30. Ok? Una figura che è stata raccontata in tutte le forme, con libri, c'è stato un grandissimo film, no, che ha raccontato di un grandissimo regista americano che ha raccontato la vicenda di Franz Egerstedt. Eppure, cioè, io l'anno scorso, 2 anni fa, quando ero stato lì, ho avuto la fortuna di parlare con la figlia Maria, che è quella un po' che racconta, no? Delle 3 figlie, l'unica che racconta è la figlia di mezzo. E mi diceva, ma mi ha raccontato delle cose che ho tra l'altro ripreso anche nel libro, inquietanti, cose che un po' si sapevano. La mia memoria è ancora conflittuale, ancora dà fastidio, Franz Egerstedt, ancora dà fastidio. Nonostante sia stato beatificato, nonostante Malik ci abbia fatto un grande film, nonostante ci siano scritti libri in italiano, in tedesco, sono uscite edizioni tutte, ormai è diventata una figura universale, quasi come la Rosa Bianca. Eppure in Austria questa figura qui dà ancora fastidio. Cioè, mi raccontava la figlia che un grande regista austriaco ha fatto. Aveva fatto una rappresentazione teatrale dopo la beatificazione, parecchi anni dopo la beatificazione. Un paese non ha voluto che quella rappresentazione venisse fatta nel paese. Si sono ribellati, sono andati dal sindaco a dire noi non lo vogliamo. Ok? E poi mi ha raccontato che lei, quando era stata ricoverata in una clinica perché aveva avuto un problema di salute, si è incontrata con una donna. Più o meno della stessa età, e si sono presentate e gli ha detto: io sono Maria, vengo da St. Radegund. E questa gli ha detto: ah, dove c'era quel matto, no? Quel matto di Franz. Franz ancora oggi passa o come ancora in gran parte un po' matto oppure nel disinteresse, no? Quando è iniziato il processo di beatificazione, il vescovo che ha avuto anche il coraggio di aprire il processo di beatificazione, raccontava che le associazioni dei veterani di guerra hanno minacciato di non andare più in chiesa se si fosse fatto beato questo qui. Perché? Perché noi abbiamo perso i padri, i figli in guerra, nonostante sia venuto fuori che quello era un criminale pazzo, ma noi abbiamo comunque fatto la nostra parte, abbiamo obbedito a leggi giuste, ma abbiamo obbedito. Perché adesso vanno riconosciuti questi qui che non hanno disobbedito e noi allora dobbiamo essere condannati perché abbiamo obbedito, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo obbedito alle leggi? Ok? Ancora c'è questo problema. E Josef Mayr-Musser, il sudtirolese appunto, che è una figura molto vicina a Franz Egerstedt, per tanti versi anche ci sono cose molto comuni e cose molto anche divergenti.
perché mentre Franz Gestetter era un uomo che si è fatto tutto da solo, un giovane con la quinta elementare, che aveva capito tutto, quello che gli altri intellettuali non avevano capito, facevano finta di non capire, ma lui aveva capito tutto e era andato avanti fino in fondo per questa sua comprensione del cuore, non tanto della testa. Invece Josef Mayr-Roos era uno che aveva già gli strumenti, era uno che aveva studiato, uno che ha fatto comunque, che aveva un ruolo perché era presidente dei giovani dell'Azione Cattolica di Bolzano, aveva scritto tantissimo, tra l'altro Josef Mayr-Roos ha scritto delle cose interessantissime di analisi dell'ascesa del nazismo, come nascono le dittature, no? Perché aveva gli strumenti culturali per fare l'analisi. Josef Mayr-Roos era anche lui padre di famiglia, aveva un figlio che tra l'altro è morto lo scorso anno, Albert, aveva una moglie, Hildegard, che amava moltissimo, lavorava in una, come cassiere, era ragioniere in una ditta commerciale, e a un certo punto, quando diventa presidente dei giovani dell'Azione Cattolica di Bolzano, comincia ad affrontare il problema del nazionalsocialismo e a smascherare il nazionalsocialismo facendo l'analisi. Perché la gente vota questo qui? Perché c'è questa sete di grandi uomini? Perché l'uomo non capisce che dietro c'è un gioco idolatrico, no? L'idolatria al potere. Quando l'uomo forte, che ha tutta una cultura, che era la cultura del tempo, il titanismo, l'idea di potenza, il superuomo, tutte queste cose qua, che scrive un libro ideologico, il Mein Kampf, no? Per tenere salda questa idea della supremazia, della forza, della superiorità della razza tedesca contro tutte le altre, perché la gente si fa addomesticare da una figura del genere? Perché c'è l'idolatria, no? Dicevano le sue lettere. No? Noi siamo idolatri, amiamo idolatrare il potere. Okay? Lui lo scriveva, Josef Mayr-Roos. Ok, quindi si è messo subito contro, da un punto di vista già, diciamo, intellettuale, finché a un certo punto non gli arriva la cartolina di precetto, che lo invitano ad entrare nel Reich, va, perché decide di andare, però nel momento in cui c'è la resa dei conti, in cui deve appunto entrare veramente nel sistema, quando c'è il giuramento, giuro a te Adolf Hitler, Führer e Cancelliere del Reich, fedeltà e coraggio, prometto solennemente a te, ai superiori disegnati da te, di essere obbediente fino alla morte e che Dio mi assista, perché Dio deve assistermi. Lui dice di no, e lo dice per motivi di fede, per motivi di coscienza e per motivi politici. E queste cose le sappiamo non perché ce le inventiamo, ma perché abbiamo le testimonianze, grazie al cielo. Ok? E sia per Franz Segerstetter sia per Josef Mayr-Roos le testimonianze non sono venute dall'Austria o dall'Italia o dall'Alto Adige, sono venute da persone dal di fuori che hanno mantenuto alta questa cosa, perché per Franz Segerstetter hanno fatto un grande lavoro in America con Thomas Merton, Gordon Zahn, i primi libri sono usciti dall'America, non dall'Austria. Se fosse stata per gli austriaci sarebbe morta e sepolta quella storia, probabilmente. La stessa cosa per Mayr-Roos. Mayr-Roos è rimasto in piedi perché un gesuita tedesco di Monaco negli anni 70 ha deciso di raccogliere tutte le testimonianze dirette e gli articoli e il materiale che Josef Mayr-Roos aveva pubblicato e li aveva fatti uscire in un libro. Tra l'altro un libro che quando è uscito negli anni 70 il partito di maggioranza attraverso uno dei suoi leader ha detto questi libri non dovrebbero mai uscire perché danno fastidio. In una società, in una terra dove l'84% della popolazione ha fatto l'opzione per il Reich, ok? Va bene, anche lì c'è tutta una storia da fare perché hanno fatto l'opzione, eccetera, perché c'è stato il fascismo che aveva fatto un'opera di disarcionamento etico, aveva imposto la lingua italiana, la cultura italiana, le leggi italiane, il folklore italiano, non si poteva più parlare il tedesco e i tedeschi hanno abbracciato Hitler come liberatore dal giogo del fascismo, ok? Però molti di questi erano anche convinti nazisti, non erano semplicemente, l'avevano fatto per rifiutare il fascismo. E quindi in una terra così è ovvio che uno che è non optante, che si è avuto la forza di non optare per il Reich, tedesco, non optante, che significa stare in una piccola minoranza, mal vista da tutti perché erano i traditori della compattezza etnica,
cioè bisognava rispondere al richiamo della Gross Deutschland, della grande Germania, ok, anche in Alto Adige. E quindi questo giovane che decide di non optare per il Reich, che a un certo punto il Reich lo rifiuta, non è molto amato. Ma ancora oggi, ancora oggi che è stato beatificato, perché anche Maernus nel 2017, dopo lungo periodo, è stato beatificato nel 2017. Però ancora adesso sono queste qua, non entrano. Se si andate a fare la messa che ogni anno la diocesi fa per Maernus, perché almeno ci sono 50 persone, 60, e tutto il resto non ne parlano. Io sono una signora tedesca che abita nel mio pianerottolo, che gli voglio bene da sempre perché mi ha visto crescere, mi ha visto nascere, mi ha visto crescere. È una donna a cui voglio. Però quando gli parlo di me, lo sento, ma quelle cose le lasciamole perdere, dai, lasciamole via. No, lasciamole al passato, ok? Quindi, ancora oggi, queste figure danno fastidio, ma non danno fastidio solamente a quelli che una volta erano nazionalsocialisti oppure che ancora non sono ancora ispirati a questo, ma danno fastidio alla popolazione comune, purtroppo. Più che altro che non ne vogliono più parlare, non vogliono aprire ferite vecchie, non vogliono più sentire queste storie, non vogliono più essere coinvolti ancora da questa speculazione sul passato, da che parte stavamo, da adesso. Tutto questo, no? Forse anche motivi, non so, adesso bisognerebbe mettersi, no, nei panni di queste persone, forse magari anche qualcosa di comprensibile, no? Non voler. Però tutte queste cose, anche oggi, questo peso dell'oblio, in qualche modo, è ancora molto forte, ok? È un motivo in più perché poi ho voluto raccontare queste storie. Allora, per farla breve, poi in questa specie di album, oltre alla storia, alla vicenda di Franz di Gerstetter, che è già più conosciuta, di Maernus, che è un beato, ho raccolto alcune storie veramente di cui c'è pochissima traccia anche in Germania. La storia che mi ha colpito in maniera molto forte è questa storia di, appunto, che tu citavi prima, di questi ragazzini di 16 anni di Monaco. Io non ho studiato molto la Rosa Bianca, anche insieme all'amico Paolo Ghezzi, che ha scritto tutti i libri italiani sulla Rosa Bianca. Abbiamo fatto un grande lavoro su questi giovani della Rosa Bianca, studenti di Monaco, che si sono rifiutati di aderire al nazionalsocialismo, che hanno fatto un'opera di propaganda attraverso i volantini della Rosa Bianca, eccetera. Penso che la conoscete tutti questa storia, sì, no? È una storia famosissima. Però mi sono accorto che, appunto, sfogliando queste carte che mi sono portato, queste schede che mi sono portato da Berlino, mi ha colpito un viso di un ragazzino. Questo, nel libro lo vedete poi, questo secondo, in questo album che abbiamo messo qui. E ho detto, madonna, ma questo è un ragazzino. Però sono andato a leggermi la storia, praticamente si chiama Walter Klingenbeck ed è un ragazzino di Monaco, cresciuto in una parrocchia di Monaco, St. Ludwig, che era una parrocchia aperta, nel senso che in quel periodo del nazionalsocialismo aveva il parroco e il viceparroco che erano tenuti sotto controllo perché si erano esposti contro il nazionalsocialismo. E lui era il figlio del sacrestano di questa chiesa. E questo sacrestano, questo padre, era ogni tanto ascoltava le radio proibite, perché sapete che il nazionalsocialismo aveva messo la proibizione, no? La censura, non si potevano leggere i giornali che uno voleva, non si potevano ascoltare le radio, solamente bisognava ascoltare la radio del regime, bisognava ascoltare le parole del regime, no? Per cui anche i miei ragazzi ogni tanto gli dico, guardate ragazzi, non è che state ad ascoltare tanto musica trap, voi se ci fosse qua, no? Il dittatore, cioè voi andate in cortile a alzare le braccia a comando, non è che state tanto, no? Per spiegarvi un po' in maniera un po' diretta che cosa significa il fascismo, perché a volte magari sono anche presi da queste ideologie sti ragazzi. E lui andava ad ascoltare radio proibite, no? BBC, poi ce n'erano alcune di queste radio. E a un certo punto però il padre gli dice, guarda che, caro Walter, che è un po' rischioso perché qua
scatta la pena di morte se ascoltiamo Radio Proibite, perché effettivamente c'era la condanna a morte se ti beccavano ad ascoltare Radio Proibite. E una, tra le Radio Proibite che ascoltavano c'era Radio Vaticana. Radio Vaticana non si poteva ascoltare, perché Radio Vaticana raccontava, riprendeva raccontava di situazioni di mancato accordo tra la Chiesa e lo Stato, e poi raccontava ogni tanto anche delle preoccupazioni delle comunità di cristiani cattolici anche che in Germania cominciavano a sentire il peso della persecuzione, ok? Quindi lui però non ascolta il padre e continua ad ascoltare queste radio proibite. A un certo punto decide di fare qualcosa, a 16 anni. Lui era un ragazzo delle scuole tecniche, di una scuola tecnica di Monaco. Era il 42, cioè gli anni 41-42, anzi è un gruppo che è nato prima ancora della Rosa Bianca. E nelle stesse strade, nelle stesse piazze, negli stessi anni della Rosa Bianca era attivo questo gruppino qua. Lui a un certo punto chiama alcuni amici della scuola, compagni di classe, e li coinvolge e mettono in piedi un circolo che prenderà poi il nome di lui, del fondatore, questo Klingenbeck, questo ragazzino vivace, colto. E questi qua cosa decidono di fare? Volantinaggio, vanno in giro la notte a scrivere sui muri Freiheit, viva la libertà, scendono a fare propaganda politica antinazista, si inventano, perché erano dei tecnici, lavoravano, si inventano una radio clandestina loro, e poi ad un certo punto, non contenti, progettano un aereo telecomandato che doveva praticamente volare, una specie di drone dei giorni nostri, che doveva volare sulla città di Monaco e buttare giù dall'alto i volantini della Resistenza. Cioè, una storia incredibile. Ho detto, se Malik la conoscesse ci farebbe un film strepitoso su una storia del genere, no? Una storia praticamente sconosciuta. Io ho telefonato a Paolo Ghezzi, che è quello che conosce tutta la storia Rosa Bianca, mi ha detto, ma no, ho sentito sì, un'eco lontana di questo nome di Klingenbeck, ma non ne so niente. Poi appunto sono andato un po' a informarmi, è venuta fuori questa storia che ho raccontato nel libro, con tra l'altro l'ultima lettera, perché poi la storia va avanti così, che loro, ovviamente un po' ingenui, raccontano delle loro spedizioni notturne ad un amichetto, l'amichetto lo dice al padre, il padre lo dice ai soldati, questi qua ovviamente in 448 riescono a risalire a tutto il gruppo, vengono arrestati, nel frattempo passano un periodo di carcere, Klingenbeck diventa maggiorenne nel frattempo, perché la cosa si è prolungata negli anni, diventa maggiorenne e fanno il processo, al processo vengono condannati a morte tutti. Poi in realtà gli amici di Klingenbeck riescono a cavarsela per dei cavilli, probabilmente ancora così giovani, insomma gli viene commutata la pena in una grazia praticamente, mentre viene condannato a morte Walter Klingenbeck, che era il leader di questo gruppo, che verrà ghigliottinato. E l'ultima lettera che Klingenbeck scrive è una lettera all'amico che è stato graziato e gli dice praticamente: caro Jenny, perché lo si chiamava così, o Johnny, caro Johnny, sii contento, perché tu ce l'hai fatta, sei riuscito a passare attraverso le maglie strette della giustizia del Reich. Io purtroppo, a me è andata male, ci rivedremo nell'aldirà, salutami tutti, la mia vita è finita, ciao. Finisce così, ok? 18 anni, Klingenbeck. E questa è una storia che mi ha molto colpito, un po' per appunto... perché appunto si tratta di una storia di ragazzini, perché in questa grande storia, multiforme storia della Resistenza, c'erano anche i ragazzini delle scuole superiori. In questa stanza del museo ci sono anche i ragazzini delle scuole superiori, non solamente gli studenti universitari. Poi, senza farvele tutte, sì, poi ho raccontato anche la storia di tre donne, perché appunto nella Resistenza c'erano anche le donne. E anche qui sono andato un po' così a prendermi alcune storie che mi sembravano interessanti. Ho raccontato la storia soprattutto di due giovani che appunto facevano parte di un gruppo di resistenza nazionale sociale che si chiamava Rote Cappelle, Orchestra Rossa,
definito così dai nazisti perché ci vedevano appunto l'appoggio dei comunisti nella Russia. E in realtà questa orchestra rossa, questa Rote Kapelle, era un movimento molto variegato, dove c'erano dentro un po' di tutto, c'erano anarchici, c'erano comunisti, c'erano protestanti, c'erano cattolici, era molto variegato. Si calcola che solamente a Berlino ci siano state una 300 persone che facevano parte di questo movimento di resistenza. E comunque era un movimento che aveva anche delle propaggini in varie parti della Germania, quindi insomma un movimento già un po' più organizzato rispetto a quelli che conosciamo, la Rosa Bianca, i singoli che giravano, che tra l'altro i singoli, in Franz Jägerstätter di turno, erano tanti questi singoli, e questi singoli venivano brutalmente ammazzati in maniera anche un po' esemplare, perché i nazisti erano terrorizzati dall'effetto mimetico che questi singoli potevano scatenare su altri, quindi venivano ammazzati in maniera anche plateale. No? Uno si chiede, ma perché Franz Jägerstätter, contadino austriaco di St. Radegund, che è un paesino di 500 anime, no? È stato ammazzato, processato e ammazzato a Berlino? No, perché? Potevano ammazzarlo lì a Innsbruck, o a Salisburgo, o a Linz? No, l'hanno portato perché doveva essere un caso in qualche modo gestito nella maniera più importante, cioè nel quartier generale del Reich praticamente, ok? Quindi ammazzato con tutte le strutture del caso. Poi vabbè, la storia di Franz Jägerstätter è molto lunga, che insomma evito di farla, molto bella. No, invece volevo appunto fermarmi su queste due giovani, Eva Maria Buch e Maria Terville. Appunto, due giovani perché? Intanto perché noi conosciamo Sophie Scholl, questa ragazza 21enne della Rosa Bianca, però non era solo Sophie Scholl, c'erano tante Sophie Scholl, ok? Tutte ancora da studiare. Una di queste Sophie Scholl era Eva Maria Buch, 22 anni, quindi la stessa età di Sophie Scholl, che era una ragazza cresciuta anche lei in un ambiente cattolico, eccetera, eccetera, e a un certo punto studia. Si diploma e trova lavoro in una libreria di Berlino, una famosa libreria di Berlino. Questa libreria di Berlino, appassionata di libri, di cultura, eccetera, incontra uno di questi militanti di questa organizzazione, appunto Rote Kapelle, di cui praticamente si innamora e decide di condividere questa lotta e fa la sua parte. Scrive i documenti, porta in giro i volantini, ci mette anche del suo nel redigere alcune di questi volantini, lavora a testi per il sabotaggio dell'industria militare tedesca, insomma condivide praticamente la piattaforma di questa organizzazione, fa la sua parte, gira dappertutto dove può apportare appunto la voce della contropropaganda al regime, finché a un certo punto non viene anche lei scoperta, viene arrestata insieme al suo compagno, eccetera, e praticamente in 448 tutta questa organizzazione di questa Rote Kapelle viene arrestata, tutti i membri vengono arrestati, tra l'altro è un'associazione che era stata fondata nel 40 da un ufficiale nazista che si era convertito alla rotta partigiana e dal cugino di Dietrich Bonhoeffer, il grande teologo protestante che era, insomma, no, legge ancora oggi nel dibattito culturale, e ammazzato a Flossi con il 45, eccetera. Il cugino Arvin Harnack, che era tra l'altro un intellettuale che aveva studiato in America, anche lui era tornato in Germania perché sentiva il bisogno di stare vicino al popolo tedesco in un momento così difficile, e aveva fatto la sua parte, avevano creato questa organizzazione che appunto aveva coinvolto parecchie persone.
E a un certo punto questa organizzazione nell'estate del 42 viene scoperta, tutti i membri vengono arrestati, praticamente vengono tutti ammazzati, compresa Ava Maria Bucchi, che viene ammazzata il 5 agosto del 1943, lo stesso giorno in cui a Monaco ammazzavano il buon Walter Klingenbeck. Ogni tanto ci sono anche questi fili, no, del destino. E Ava Maria Bucchi, sentite che cosa scrive, la mattina del 5 agosto gli ufficiali bussano alla porta della cella dopo la sentenza di condanna a morte e gli dicono: guarda, nel pomeriggio sarai ammazzata. Sei anche tu nella lista, erano una quindicina di persone, 12 donne e 3 uomini, tutti quanti che facevano parte di questa rotta e cappelle, ok? Allora lei prende carta e penna e scrive una lettera ai genitori. E sentite la Eva Maria Buch, 22 anni, con tutta la vita davanti, innamorata del mondo, innamorata della letteratura, innamorata della vita, che cosa scrive? Miei carissimi due amati genitori, sono stata molto felice della vostra lettera che ho ricevuto ieri con il saluto da parte vostra. Ora dobbiamo essere coraggiosi. Cioè, lei dice ai genitori: dobbiamo essere coraggiosi. Ora dobbiamo separarci. Miei due genitori, voi, a cui non ho potuto risparmiare questo terribile dolore. Ad ogni modo, va bene così come sono andate le cose. Dentro di me si è creato un conflitto così drammatico. Le cose, come sono andate negli ultimi mesi, sono arrivate ad una conclusione. Ora tutto è pace e gioia. Ok? Ora tutto è pace e gioia. I miei pensieri si rivolgono completamente a voi. La vostra fedeltà mi ha toccato profondamente. Mille grazie per questo e per tutto l'amore che mi avete dato. Sono stata molto felice in questo ultimo periodo, sono stata molto felice in questo ultimo periodo, cioè era in cella da qualche mese. Perdonatemi, mamma mia, papà mio, tante cose rimarranno per sempre inespresse, ma sono profondamente in debito verso di voi e avrei voluto fare ammenda. Ma noi siamo fatti l'uno per l'altro insieme. E io resterò sempre in mezzo a voi. Vorrei baciarvi, accarezzarvi e confortarvi. Salutatemi tutte le persone care. A un felice ricongiungimento nell'altra vita, aspettate con pazienza finché vi chiameranno. Siate gioiosi fino all'ultimo respiro, la vostra piccola Eva. Ok? Eva Maria Buch, 22 anni. E più o meno sulla stessa linea, Maria Terville, che invece era una dattilografa fantastica. Quindi lei entra, anche lei per amore di un giovane che era già coinvolto in questa rotta e cappelle, entra in questa associazione, in questo movimento, e subito si mette in mostra per le sue doti di dattilografa. E lei è talmente brava che le affidano documenti preziosi da scrivere. Tra l'altro lei scrive i documenti, le omelie di August von Galen, che era il vescovo di Münster che aveva fatto le coraggiose omelie contro la politica di eutanasia della Germania, no? Quando a un certo punto i tedeschi avevano messo in piedi questa Action 4, T4, Action, Action T4, in cui appunto prevedevano che le persone anziane, le persone deboli, le persone con problematiche psicofisiche dovevano essere annientati perché erano un peso sociale. Siccome bisognava avere soldi, bisogna avere una forza economica e persone anziane, deboli e con problemi erano un peso perché bisognava investire su queste persone qua. La Germania non poteva permettersi in guerra di investire in queste persone qua, bisognava togliersele di torno. E August von Galen farà una delle pagine più interessanti e più coraggiose in cui prende di petto questo problema, si affronta in maniera molto vigorosa contro i nazisti e praticamente mette il regime in una situazione di difficoltà perché Goebbels, il ministro della propaganda, a un certo punto conferma che il pericolo più grande che ha avuto la Germania in quel periodo lì erano state le omelie di von Galen. Perché von Galen era una figura molto carismatica, molto ascoltata, e il fatto che lui avesse messo i fedeli e queste omelie avessero avuto così vasta eco nella Germania, gli aveva provocato un grande problema ai tedeschi. E August von Galen se l'è cavata, non è stato ammazzato, se l'è cavata, però queste omelie avevano fatto veramente vibrare
il partito, perché erano omelie molto forti, dicendo: e allora, se noi prendiamo atto di questa politica del Reich, cosa significa? Che noi quando diventeremo vecchi ci ammazzeranno? Praticamente aveva fatto capire che era una, no, una specie di situazione assurda che veniva a crearsi con questa reazione T4. E quindi praticamente questa Maria Terville aveva lavorato a scrivere i testi di queste omelie che venivano poi fatte girare nelle parrocchie, nei centri parrocchiali, eccetera, e aveva fatto anche lei la sua parte. Maria Terville verrà anche lei ghigliottinata il 5 agosto del 1946 insieme all'amica Eva Maria Buch, compagna di lotta, anche lei cristiana, cattolica, faceva parte del gruppo di cattolici attivi in questa organizzazione, anche lei verrà ammazzata con la vita. Allora, queste sono un po' alcune figure tra le varie, poi vabbè, c'è Franz Reinisch, che è un'altra bella storia che andrebbe raccontata, c'è Angela Auch, che è un'altra donna, suora, che a un certo punto, io l'ho raccontata perché è una bellissima storia, Angela, nomen, omen, che a un certo punto diventa l'angelo di Auschwitz. Cioè, una donna che tutti hanno raccontato, tutte le, diciamo, le persone che hanno avuto contatto con lei nel campo di concentramento l'hanno descritta come l'angelo di Auschwitz, perché volava in questo campo di concentramento immenso a portare conforto a tutti, ad aiutare i bambini, a sollevare le persone che erano in difficoltà, a mettere la coperta del diritto sulle spalle del povero, a mettersi lei la faccia nelle situazioni più problematiche. Insomma, fino a che a un certo punto questa Angela Maria Auch muore poco prima del Natale del 1944, in realtà l'unica che non viene ghigliottinata, perché lei morirà a causa di un bombardamento alleato, una bomba entra nel campo e praticamente viene colpita da questa bomba e muore ad Auschwitz. Però l'ho voluta inserire perché intanto è una storia di lotta appunto contro il nazismo, perché lei in Austria, in questo convento dove lei appunto faceva la suora, in questo convento austriaco, a un certo punto si scaglia contro il nazionalsocialismo e soprattutto contro le politiche nazionalsocialiste che prevedevano la requisizione dei beni dei conventi e delle proprietà ecclesiastiche, perché passavano allo Stato nazionalsocialista. Lei si mette contro, poi a un certo punto va a dire in giro che il nazionalsocialismo finirà sconfitto, che la guerra sarà persa, eccetera, eccetera, finché a un certo punto anche lei non si imbatte in un delatore. Era piena la Germania di delatori. Tutte queste storie qua sono finite male perché c'erano i delatori, cioè queste persone, come, non so se avete visto il film della Rosa Bianca, Sophie Scholl e la Rosa Bianca, a un certo punto i due ragazzi vengono arrestati perché il bidello li segnala alla polizia, no? Era piena la Germania di delatori, cioè gente che pensava di avere dei vantaggi personali se denunciava gli oppositori politici, no? Denunciando gli oppositori politici speravano di avere un ritorno personale, quindi era piena la Germania, quindi era facilissimo imbattersi in qualche delatore. E anche lei viene poi denunciata da uno a cui aveva raccontato queste cose e poi viene arrestata. E poi la storia di questo sacerdote Heinrich Dalla Rosa, che ho scoperto anche questo casualmente, perché un giorno ho fatto una gita a Lana, che io sono di Bolzano, Lana è un sobborgo di Merano praticamente, dove c'è una chiesina dove non ero mai stato. Facendo una camminata entro in questa chiesina, era tra l'altro chiusa, c'era solamente l'inferriata che impediva l'accesso alla chiesa, però era aperto l'ingresso della chiesa. Io sono rimasto lì un po', poi mi giro, guardo, c'era una tabella e vedo che è un ringraziamento di un prete, un certo Heinrich Dalla Rosa, e leggo nel finale di questa tabella c'è scritto: morto, ammazzato nel 45 a Vienna. Io dico, boh, chissà. Allora vado a cercarmi un po' di notizie, in italiano non c'era niente, però c'erano un po' di notizie in tedesco che appunto raccontavano un po' sommariamente questa storia di questo prete nativo di Lana, vicino a Bolzano,
piccolo, insomma, 7-8 anni, con la famiglia si è trasferito in Austria e poi è cresciuto, è diventato sacerdote, poi è stato parroco di alcuni piccoli paesi lì. E poi a un certo punto entra in cioè l'ascesa del nazismo, lui si mette contro un insegnante che il nazismo gli aveva messo lì per educare i ragazzi, un insegnante che aveva fatto parte del fronte patriottico, che era un'esperienza precedente a Hitler, di un austro fascismo che si era sviluppato un po' in Austria. E praticamente questo maestro parlava male della Chiesa, cioè sostanzialmente. Fino a un certo punto lui decide di riprenderlo, di rimproverarlo, e gli dice appunto tutte le sue... gli viene fuori tutto il suo astio verso il nazismo. Questo qui ovviamente va a dirlo ai soldati, questi lo arrestano. Lui pensa che sia tutta una cosa, una macchinazione per metterlo in difficoltà. In realtà era tutto vero, cioè l'hanno arrestato, condannato a morte e ghigliottinato, morto con la ghigliottina nel 45 a Vienna. Una storia praticamente sconosciuta a Bolzano, nessuno la ricorda, io ho telefonato ai maggiori storici bolzanini, nessuno la sapeva, e poi appunto abbiamo cominciato a tirarla fuori. Poi ho avuto la fortuna di presentare il libro in quella chiesa di Lana, dove c'era il parroco che si ricorda un po' di cose, tedesco, ma... a Bolzano praticamente una storia quasi sconosciuta. Dulcis in fondo, il battaglione Brix, che ve lo dico velocemente perché è una cosa un po', l'ho inserita un po' tangenzialmente, diciamo, non è una figura unica, ma è un gruppo, un battaglione di 2000 soldati, che però è un po' interessante questa storia, perché è un po' un unicum nella storia della storia militare tedesca, perché praticamente è un battaglione che era stato messo in piedi dal Gauleiter di Innsbruck, che aveva anche la giurisdizione sull'Alto Adige. Volevano creare un battaglione di giovani che desse l'ultima spallata alla guerra, insomma, nel 44, mettono in piedi, alla fine del 44, mettono in piedi questo battaglione di 2000 giovani che doveva servire appunto come rafforzamento nella guerra attiva appunto sui vari fronti tedeschi. E questo battaglione viene costruito a Bressanone. Questo battaglione c'erano giovani di varie provenienze, anche molti cattolici, che erano stati, tra l'altro, poi ho scoperto, erano stati al seguito di Josef Meyer Nusser nell'Azione Cattolica. Molti di questi erano stati in Azione Cattolica, giovani, insieme a Josef Meyer Nusser. E a un certo punto, alla fine di febbraio del 45, proprio nei giorni in cui morirà Josef Meyer Nusser muore il 24 febbraio del 45. Proprio in quei giorni, questo battaglione viene convocato per fare il giuramento a Hitler, il classico giuramento a Hitler, davanti al Gauleiter, che era il capo del Partito Nazionalsocialista per tutto il territorio, diciamo, dell'Austria, dell'Alto Adige. Arriva questo Gauleiter, questi giovani vengono tenuti in questo piazzale, sotto la pioggia, dalla mattina fino al pomeriggio, in attesa appunto di fare questo giuramento. Questo Gauleiter arriva tardi, verso le 5 del pomeriggio, e finalmente questi devono fare questo giuramento solenne a Hitler. Parte tutta questa cerimonia e questi soldati stanno zitti. Tant'è che il Gauleiter chiama il capo, no, di questo battaglione, il battaglione Brix, e gli dice: oh, senti, ma cos'è che sta succedendo qua? Cos'è che fanno sti qua? E gli dice: ma non è che non hanno capito bene quello che devono fare, gli fai un attimo l'esercitazione. Questo va lì, gli fa l'esercitazione di nuovo, gli spiega quello che devono dire e poi ritorna di nuovo tutta questa storia. Questi qui alla seconda volta stanno di nuovo in silenzio, praticamente un ammutinamento generale. Tant'è poi che il Gauleiter se la prende, si infuria e cosa fa? Decide di mandare molti di questi giovani sui fronti senza armi, praticamente.
era la fine della guerra, in realtà alcuni sono stati ammazzati, però la gran parte è tornata e ha raccontato questa storia. In realtà c'è stato proprio una presa di coscienza che loro non volevano giurare, per vari motivi, alcuni per motivi di carattere religioso, altri perché erano convinti che ormai la guerra era la fine, quindi non c'era più senso di fare ste robe, e altri erano anche un po' scocciati perché erano stati tutto il giorno sotto la pioggia e li avevano trattati un po' da deficienti, ok? Quindi tutte queste cose insieme hanno creato questo unicum nella storia della militare tedesca, di un intero battaglione che fa praticamente che fa mutinamento, cioè praticamente si rifiuta di giurare. È praticamente una cosa, praticamente penso che non sia mai successa. Ok, io mi fermo qui perché mi sa che sono stato anche troppo lungo. Vi ringrazio ancora, se ci sono domande io sono qui, adesso mi seguono un attimo.